davvero, grazie di cuore. Anche dello sport, degli artisti, del tenori, da tanti lirici che ha fondato proprio, come si chiama questa associazione? Allora, sono presidente nazionale cantanti lirici e presidente nazionale dei direttori d'orchestra, dunque noi per Dila organizziamo anche, oltre a cantare ovviamente, anche per partite di beneficenza, per il ricavato andrà assolutamente per qualsiasi cosa che è arte e cultura, ma anche a livello ospedaliero. Infatti io, essendo malata oncologica, ho donato come nazionale a Mirandola un pianoforte, perché credo che la musica anche nei luoghi in cui si soffre sia importante, e il prossimo sarà a Rimini e penso anche a Latina. Adesso dobbiamo organizzare, comunque penso che comunque i pianoforti in una zona in cui c'è un po' di dolore possa portare per noi sollievo. Dunque questa è la mia idea. Io volevo presentare Milena Petrarca, perché io volevo dire tanto grazie Milena per l'invito avuto, e volevo parlare un attimo dei tuoi quadri che al telefono. Niente, io volevo intanto ringraziare perché la collaborazione con Milena è nata da poco, ma penso che sia una cosa veramente importante. Dila, io essendo ambasciatrice di pace e di cultura di Dila, e qui c'è accanto a me c'è il presidente onorario, Milena, praticamente io volevo intanto congratularmi con te dei tuoi quadri. I tuoi quadri che hanno un effetto molto particolare, ringraziare anche i bambini che tu hai insegnato l'arte della pittura, e ho visto e ho notato che hai Marilyn nel tuo cuore con questi colori particolari, abbinando anche la donna con gli animali, ed è una cosa. E poi ho visto anche che questa volta hai usato anche la performance con i vestiti, il tessuto con i quadri. Questo vestito qua, vedete, è ispirato a questo quadro, e quando si scioglie il vestito diventa a sua volta un altro quadro, eccezionale. E in una mia idea che è stata predisegnata in una manifestazione molto importante. Infatti al MUDEC abbiamo alcuni che abbiamo lasciato, sì. No, probabilmente chi l'ha preso? Non lo so, io non so.